Nonostante il monito del prefetto, i sindaci lecchesi non arretrano e rinnovano la propria posizione. Niente spostamenti in auto fra comuni per svolgere attività fisica. Dopo mesi torna in città il mercato, le bancarelle di generi alimentari ospitate in Viale Dante hanno creato qualche malumore a residenti e commercianti della zona. A Maggianico ha aperto una casa per i senza tetto, l'iniziativa della Caritas per ospitare i clochard durante l'emergenza. 140 famiglie lecchesi offriranno loro i pasti. Per fronteggiare l'emergenza coronavirus, Creval e Confindustria Lecco-Sondrio stringono un accordo. La banca anticiperà la cassa integrazione alle imprese con procedure semplificate. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione locale di Unica TV, edizione di Lecco. Il prefetto di Lecco ammonisce i sindaci. Le ordinanze rispettino i limiti normativi, il senso della circolare inviata da Formiglio ai comuni che hanno vietato gli spostamenti in auto per fare attività fisica. Le amministrazioni rispondono, è la nostra interpretazione del DPCM. Sentiamo. I sindaci possono emettere ordinanze restrittive in caso di emergenza, ma solo se Stato e Regione non intervengono con norme ad hoc. Questo semplificato in sintesi l'ammonimento della Prefettura di Lecco ai sindaci della provincia che hanno vietato spostamenti in auto o con mezzi pubblici da un comune all'altro per poter effettuare attività fisica nel timore di un assalto a sentieri e piste ciclabili. Una disposizione che limita quanto previsto dall'ultimo DPCM del Presidente del Consiglio, che invece autorizza qualsiasi spostamento all'interno della regione per svolgere attività fisica. Con una circolare inviata ai primi cittadini, il prefetto Michele Formiglio ha sottolineato alcuni capisaldi della normativa. In particolare, ha spiegato il prefetto, il potere dei sindaci di emettere ordinanze contingibili e urgenti non ha spazi di esplicazione in presenza di un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale come quella attuale, se non nei limiti espressamente consentiti. Le ordinanze contenenti disposizioni non in linea con questi ultimi sono dunque inefficaci, sottolinea Formiglio. Un monito che, almeno per ora, non ha fatto cambiare idea alle amministrazioni comunali. Dopo aver analizzato minuziosamente l'ultimo DPCM, è chiaro, almeno a noi sindaci lecchesi, che i motivi per cui ha ammesso lo spostamento sono tassativi, spiegano, e sono elencati nell'articolo 1 lettera A, precisamente necessità, salute, lavoro e visite congiunti. Il medesimo DPCM, alla successiva lettera F, proseguono i primi cittadini, consente l'attività motoria non limitandone più lo svolgimento nei pressi della propria abitazione. Leggendo in modo coordinato i due paragrafi dell'articolo 1, lo spostamento, inteso in auto o con altro mezzo equivalente, per raggiungere un altro luogo per svolgere attività motoria, non è ricompreso, concludono i sindaci. Prove generali di riapertura per il mercato di Lecco. Fino al 16 maggio solo i banchi alimentari in Viale Dante. Le misure messe in campo e le prime reazioni in questo servizio. Prove generali di riapertura. Da questa mattina il mercato di Lecco è tornato ad essere operativo. Nuova location, Viale Dante, solo i banchi alimentari, il mercoledì e il sabato fino al 16 maggio, orario dalle 8 alle 13. Si misura la temperatura alle persone che entrano al mercato, poi guanti e dispenser con i disinfettanti. Al momento l'affluenza è buona. I clienti sono contenti, sappiamo che sarà un po' complicato convivere con tutti, però l'impatto sembra positivo. Ringraziamo il comune che ci ha dato questa possibilità, si sono impegnati, limitando un po' gli orari nella mattinata si cerca anche di dare un impatto meno gravoso per tutti. Residenti, cittadini e negozianti. Va bene, la ripartenza c'è, quindi è già positiva la cosa. Poi la gente si vede che sta uscendo, quindi la cosa è positiva. Va bene, abbastanza bene, per essere il primo giorno dopo due mesi può andare bene. Voi siete qui, provate la temperatura a tutte le persone che questa mattina entrano al mercato. Ho notato una cosa in più, chiedete anche a quali bancarelle andranno? Sì, per riuscire a mantenere anche alle bancarelle la distanza di sicurezza, semplicemente per quello, per non creare assemblamenti davanti alla bancarella. È giusto.
giusto che sia così. Bene. A lei mancava il mercato cittadino? Manca tantissimo. Secondo me fanno entrare poca gente alla volta, cioè ci fa fare la fila per niente. I supermercati siamo molto più vicini, non vedo tutta poi 5-6 vigili per che cosa. Almeno ci hanno dato l'opportunità di lavorare, almeno. Poi la gente deve ancora capire come funziona, dove siamo messi, però va bene, dai. Sono passato per caso, mi fermo volentieri, così riesco a mangiare qualche formaggio che da qualche settimana, formaggio valsassinese che da qualche settimana faccio fatica a trovare. Ecco. Secondo il mio punto di vista, c'ho 92 anni, non è giusto stare al centro perché la gente deve camminare, deve passare, giusto no? Quindi lei questa posizione non la vede bene? No, chiaramente. Da questa mattina al mercato in Viale Dante, mercoledì e sabato per i prossimi 15 giorni, solo i banchi alimentari e gli altri? Diciamo che gli altri dopo il 18 con questo decreto devono esserci, anche perché devono lavorare tutti dopo 60 giorni che manchiamo. Affollato stamane il mercato di Lecco, ma la nuova location non piace ai residenti e ai commercianti di Viale Dante. Non possiamo uscire di casa e ci sono problemi di sicurezza, dicono. Non a tutti piace però la nuova collocazione del mercato cittadino di Lecco, seppure temporanea. Gli ambulanti sono soddisfatti, meno gli abitanti e i commercianti di Viale Dante. A causa di questa scelta, che è stata anche improvvisa e non diciamo dichiarata in anticipo, noi vediamo limitati i nostri diritti di utilizzo delle nostre proprietà. E in più riteniamo che metta in pericolo anche la nostra salute e la nostra sicurezza. Ci sono controlli, si misura la temperatura, si tengono le distanze. Secondo voi questo non basta? Insomma, Viale Dante non era la sede idonea, mi sembra di capire. Direi di no, anche perché le persone che passano nel marciapiede si trovano costrette a incrociarsi senza riuscire a tenere la distanza di sicurezza di un metro. Avete espresso le vostre perplessità all'amministrazione comunale? Sì, noi abbiamo mandato mail e anche attraverso gli amministratori alcune PEC e diciamo il comune ci ha risposto che questa dovrebbe essere una soluzione provvisoria, ma abbiamo paura che così non sia. Sia il mercoledì che il sabato io ho dei fornitori che devono consegnarmi la merce e di fatto per me è un grosso problema. Perché qui dalla mattina alle 6:30 la strada viene chiusa e quindi i miei fornitori non possono di fatto entrare. Per quanto riguarda sempre la proprietà, anche noi siamo privati dell'utilizzo di alcuni posti macchina che abbiamo all'interno di questo cortile. Un altro problema serio è che noi facciamo servizio a domicilio e anche qui mi trovo in grande difficoltà, perché se io in questo momento esco con la macchina per fare servizio a domicilio poi non so più dove rimetterla. Io sono assolutamente solidale con gli ambulanti, perché è 2 mesi che sono fermi, ma doveva pensare l'amministrazione comunale a dare una location più idonea per tutti. Una casa per i senza tetto è stata aperta in questi giorni nel rione lecchese di Maggianico su iniziativa della Caritas. Perché i clochard non trascorrano in strada l'emergenza coronavirus, come è accaduto dopo la chiusura del rifugio notturno. 140 famiglie lecchesi si occuperanno dei pasti. Una risposta per i senza tetto lecchesi che nelle scorse settimane erano costretti appunto a vivere all'aperto. Arriva dalla Caritas Ambrosiana e è stata aperta una struttura a Maggianico negli spazi messi a disposizione dalle suore. D'inverno trovano rifugio nel dormitorio Caritas, ora che il rifugio è chiuso sono per la strada e durante questa crisi ne sono arrivati anche da paesi vicini, da realtà vicine. In un primo tempo non si riusciva bene a capire come fare, ora questa risposta di Caritas Ambrosiana insieme alla Caritas Decanale davvero offre la possibilità ai senza fissa dimora non solo di trovare una casa e non solo di avere un posto letto, ma di avere anche qualcuno che li accompagna per cercare di tentare di permettere loro di recuperare un'autonomia di vita, una progettualità, di rialzarsi dalla propria situazione. Quante sono le persone, ricordiamo questa struttura aperta lunedì scorso, che hanno, diciamo così, colto al volo questa possibilità?
La scorsa settimana si è cominciato con 4, poi con 5 ospiti, questa settimana diventeranno 14 e pian pianino si arriverà a regime fino a ospitare al massimo 25 persone. Rispetto al rifugio notturno, dove appunto non c'era la possibilità di rimanere lì durante la giornata, qui la risposta è più a 360 gradi, non soltanto un letto ma anche i pasti. Da qui l'appello lanciato dalla parrocchia. E come parrocchia, mentre siamo contenti di questa iniziativa di Caritas, ci siamo chiesti come potevamo dare una mano. Allora la richiesta di chi gestisce la casa, del responsabile della casa, Angela Missaglia, è stata quella della cena. Loro preparano il pranzo, però ci hanno chiesto un aiuto per preparare la cena, per alleviare un po' i costi del personale. E ho provato a lanciare questo appello ai lecchesi. E l'appello è stato raccolto con la solita grande generosità della nostra gente. In soli 2 giorni abbiamo già 130 famiglie che si sono rese disponibili ciascuna a preparare e a consegnare per ogni sera il pasto, quindi per i prossimi 4 mesi siamo a posto, ecco, e questo è molto bello, è un gesto molto grande e ne ho la prova come in questo periodo difficile in cui spesso scarseggiano anche i soldi, quella che non scarseggia mai è la generosità, la voglia di aiutare, di essere pronti a rispondere ai diversi appelli. Un aiuto concreto a tante famiglie in difficoltà per la crisi da coronavirus. Creval, nell'ambito di un accordo con la Confindustria Lecco e Sondrio, ha messo a disposizione delle imprese l'anticipazione dell'indennità di cassa integrazione con un percorso semplificato. In un quadro generale dove la liquidità è un problema grave per le aziende, tanti imprenditori stanno comunque dimostrando grande attenzione verso i propri collaboratori anticipando l'indennità di cassa, evidenzia Lorenzo Riva, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio. La possibilità di accedere a questa iniziativa è uno strumento importante per le imprese in una fase molto delicata. Questo accordo rappresenta per Creval una conferma del suo ruolo quale banca di riferimento per le famiglie e le imprese, dichiara Roberto Dossi, responsabile area imprese. La partnership con Confindustria va in questa direzione, accompagnando i nostri clienti verso la strada della ripresa totale. E proseguiamo con i nostri buoni motivi. Ospitiamo l'intervento di Mauro Rovelli, professore di letteratura dell'Università Statale di Milano, che ci legge un brano di Giacomo Leopardi. Leggo allora un brano dalla prefazione, dall'introduzione del volume. Che cosa cerchiamo? Che cosa troviamo nelle case degli scrittori? Cosa speriamo di portarci via, che non sia in vendita? È solo questione di feticismo, di voyeurismo? Non credo, non per me almeno. Certo, gettare uno sguardo sulla vita privata di personaggi celebri può intrigare, divertire. Quant'era alto Verga? D'Annunzio fumava? A che ora si alzava Manzoni? Davvero Alfieri era rosso di capelli? Che copriletto orrendo aveva Moravia? Ma le case, in realtà, custodiscono memoria di ben altro. Il silenzio delle loro quiete stanze è interrotto da echi di spari, rantoli, vagiti, grida d'amore, sospiri di infelicità, turaccioli che saltano, rosari recitati sottovoce. Storie che coinvolgerebbero anche se i protagonisti non avessero scritto una riga, come sa chiunque sia entrato nell'alloggio segreto di Anna Frank. Chi però conosce il suo diario sente scattare un'altra potente molla. Nelle case degli scrittori, infatti, siamo già stati anche senza averci mai messo piede. Se ne abbiamo letto i libri, o quantomeno li abbiamo studiati a scuola, sappiamo come la pensavano, ci siamo fatti un'idea del mondo in cui sono vissuti. Ora si tratta di trovare nella realtà le impronte della fantasia, dopo aver cercato nella fantasia le impronte della realtà. Inseguendo l'ombra degli scrittori, incontriamo la nostra. Sulle loro pagine ci siamo riconosciuti, nelle loro stanze le riconosciamo. Qui, grazie alle emozioni, alle riflessioni che hanno saputo suscitare, è maturata una parte di noi. Eccoci di ritorno, dunque. Non sempre ce ne accorgiamo subito. Come Aniceto, il protagonista di Casa alla vita, un racconto magnetico di Alberto Savinio, come Aniceto avanziamo a tentoni in camere deserte, guidati da una strana musica,
Non si capisce da dove arrivino i suoni, ma l'impressione è che qualcuno ci aspetti. Poi un oggetto, una vetrina, una frase riportata su un pannello o una fotografia risvegliano un ricordo personale, un altro ancora. Nella rete rimane impigliato di tutto. Le ore deliziose trascorse leggendo in riva un fiume, il tascabile quella volta finito in lavatrice, lo zio che citava sempre quel passo, il verso che ci ha aiutato a superare un dolore straziante. Le case possiedono un'ineguagliabile capacità narrativa. Non occorre neanche varcarne la soglia. Chi passeggiando di sera per strada non ha mai alzato gli occhi a una finestra illuminata, immaginandosi a partire da una voce, da un rumore, le vite degli altri. Corpi e ambienti si danno senso e si rimodellano a vicenda. Abitare è un modo di esprimersi. Osservare da vicino, per esempio, la scrivania di Manzoni può offrire la sensazione dell'autentico, un contatto col genio creatore più intenso di qualunque saggio o biografia. In fondo, l'ispirazione è l'ultimo rifugio del sacro nella nostra età incredula. Le gite in montagna sono ancora un ricordo. Itinerari in onda questa sera alle 21 ci propone un viaggio sulla neve alla scoperta del villaggio di Heidi in Svizzera. Vediamo una breve anticipazione. Yeah, siamo pronti? Ci prepariamo alla partenza, chi con le ciaspole, chi con le attrezzature di sci alpinismo. La meta è il nucleo montano di Grevasalvas, noto come il paese di Heidi. La gita è facile, prendiamo la carrareccia ben innevata e superbattuta, perché questo primo tratto accomuna diversi itinerari, soprattutto sci alpinistici. L'alpeggio è situato a 1940 metri. Ci mettiamo un'ora ad arrivarci perché le soste sono innumerevoli. Fai una foto, fanno un'altra, sistema la ciaspola. Ecco che il film continua. Il libro di Heidi è stato ambientato in un altro paese del Canton Grigioni, ma le riprese del film degli anni 70 sono state fatte qui. Il cielo si è colorato di blu, blu engadina lo chiamo io. Tornando con lo sguardo davanti a noi, vediamo una bambina a piedi scalzi che corre inseguendo una capretta. Ah no, quella è Heidi. E fiocco di neve, niente da fare, in realtà i film si sovrappongono. Le baite però sono vere. È valsa la pena alzarsi dal letto e andare. Tempo una settimana ci chiudevano in casa, 15 giorni dicevano, sono diventati 2 mesi. Per fortuna anche quella domenica siamo andati, non si sa mai cosa capita domani, metti che ti arriva una pandemia. Speriamo adesso di uscire a vedere le stelle, come diceva Dante, e il cielo blu engadina, anche se quello di Lecco non ha nulla da invidiare. Questi sono tanti bei ricordi, speriamo adesso di tornare presto ai nostri monti. Per ora è tutto, come sempre vi ricordo che potete seguire tutte le nostre news in tempo reale anche sul sito internet www.teleunica.com. Grazie per averci seguito, buona serata!